Dunque, credo che sia la prima volta che facciamo lezione di romanzo morto, e quindi mi sembrava doveroso, visto che si fa lezione di romanzo morto, fare una lezione particolare. Allora, qual è l'argomento della lezione? Allora, io direi che l'argomento della lezione è il rapporto con la terra di Israele. Allora, parto da un problema che è un problema classico della nostra storia recente, che è il problema dell'opposizione di una parte considerevole, di buona parte del mondo religioso al sionismo, sia alla sua nascita che dopo la sua nascita. C'è un'opposizione molto forte alla nascita del sionismo, insomma, alla fine dell'Ottocento, che continua anche dopo. Un'opposizione che diventa più debole dopo la creazione dello Stato. Faccio solo un esempio di opposizione forte che può essere molto ridimensionata, per esempio Chabad, il re di Lubavitch, prima della creazione dello Stato, chiaro oppositore del movimento sionista. Dopo la creazione dello Stato non è diventato sionista, sia ben chiaro, non è che sia diventato sionista, però l'opposizione è molto scemata ed è diventata, sostanzialmente c'è una presa d'atto dello Stato senza sostanziale opposizione, senza una opposizione vera. Questo vale per Chabad, ma vale anche per molti altri. Per molti altri, dopo, diciamo che si passa dall'antisionismo al assionismo. Non sono sionisti, ma non sono anti. Ci sono, c'è chi è rimasto anti, e fortemente anti, i più anti in assoluto, i Neture Carta, che sono piccolissimi. Se ne parla molto, le Neture Carta in realtà sono veramente un gatto e mezzo, non sono neanche due gatti, insomma, sono veramente pochissime persone, cioè, sono veramente poco significativi da un punto di vista. Molto più significativi sono altri oppositori del sionismo, che sono i Hasidei Satmar, per esempio. I Satmar sono molti di più, i Satmar sono molto più importanti, sono un gruppo importante, soprattutto più che in Israele e da altre parti, in Inghilterra sono un gruppo importante, negli Stati Uniti sono un gruppo importante, stiamo parlando di una Hasidut importante. Hasidut Satmar è nettamente, molto aggressivamente antisionista. Continua ad essere anti, non è azionismo, ma è un'opposizione molto, molto forte, a volte veramente virulenta contro il sionismo. Io non voglio fare la storia di queste opposizioni, magari un'altra volta lo facciamo anche, perché tra l'altro può essere anche interessante, cioè a volte leggere anche i testi, io non voglio fare questo, anche perché ci prenderebbe moltissimo tempo per una cosa del genere. Volevo capirci qualcosa, e capire qualcosa in realtà significa non solo capire qualcosa di cosa è successo alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento. Certamente è importante capire cosa è successo in quel momento lì, sia ben chiaro, ci sono motivazioni storiche che comunque sono valide. Molto chiaramente l'opposizione nasce dal fatto che il sionismo è stato portato avanti, il sionismo politico nasce da ebrei molto lontani dall'ebraismo, molto assimilati, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi l'opposizione nasce da questo, nasce dal fatto che ci si oppone a questo tipo di ebraismo, e non si ritiene chiaramente che una liberazione possa venire da ebrei assimilati, da ebrei lontani dalle mitzvot, eccetera, eccetera, eccetera. Non solo questo, in realtà una parte del sionismo degli inizi, ma non solo degli inizi, è stato in alcuni casi violentemente antireligioso.
non solo non religiosa, ma in alcuni casi violentemente antireligiosa. C'è una polemica sionista contro la religione vista come un elemento sostanziale del galut, un elemento importante dell'esilio. Ci si oppone all'esilio, il sionismo è il ritorno a uno stato nazionale, il ritorno in Eretz Israel, il sionismo è anti-galuti, è contro l'esilio. La religione sarebbe un elemento forte dell'esilio, quindi ci si oppone alla religione in quanto elemento dell'esilio. Ci sono scritti sionisti decisamente polemici nei confronti della religione, nei confronti di un atteggiamento galuti che sarebbe stato in qualche modo prodotto dalla religione. Questi elementi esistono e questi elementi hanno sicuramente avuto un'influenza ed è innegabile l'influenza di questi elementi e l'hanno tuttora. Nel senso che molte volte l'opposizione a Israele per com'è, stato laico, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda la storia, poi c'è un altro elemento molto banale, ma che molto spesso si dimentica, che quando parliamo di opposizione al sionismo, all'inizio del sionismo, diciamo che i religiosi o buona parte dei religiosi sono opposti al sionismo, in realtà buona parte degli ebrei si sono opposti al sionismo, nel senso che i sionisti erano una piccola minoranza che è più o meno rivoluzionaria, che ha avuto l'opposizione per esempio sostanzialmente di tutti gli establishment comunitari, pensate a un Dante Lattes in Italia che ha dovuto combattere una battaglia sionista con un establishment comunitario che andava da tutt'altra parte. Noi molto spesso abbiamo una visione strabica, una visione dell'attualità, con Israele che c'è, con tutti che siamo diventati tutti sionisti, però non teniamo conto che stiamo parlando della nascita del movimento sionista, e quindi l'antisionismo era la naturalezza, cioè l'opposizione a questi qua, chi sono più o meno. C'è una cosa carina, forse l'avevo già raccontata, quella carina, che di Chaim Weizmann, grande esponente del sionista, che quando scoppiò la prima guerra mondiale andò per tentare di convincere gli ebrei inglesi a arruolarsi, e Weizmann fece un discorso abbastanza enfatico in cui disse: ve lo chiedo come ebrei, ve lo chiedo come sionisti, ve lo chiedo come inglesi. E qualcuno gli rispose: noi non siamo ebrei, non siamo sionisti, non siamo inglesi, facciamo i sarti. Siamo sarti, ok? Cioè, lasciateci in pace. Sarti. Ah, okay. Modo di dire. Sì, ho capito. Ok? Insomma, non venite a disturbarci, non venite a creare problemi. Sono ebrei che si sono opposti, per esempio, nel livello di Israele, alla dichiarazione di Balfour. Edwin Montagu si oppose alla dichiarazione di Balfour. Chi? Edwin Montagu si oppose alla dichiarazione di Balfour. Okay. Vabbè. Allora, questo per dare un quadro, ma in realtà a me, sinceramente, di fare un quadro storico interessa fino a un certo punto, nel senso che potete leggere da qualunque parte. Quello che mi interessa è provare a capire, invece, per quanto riguarda i religiosi, quali sono le radici di tutto questo. E le radici sono molto lontane, in realtà le radici sono molto lontane, e in realtà le radici dell'antisionismo religioso sono le stesse radici del sionismo religioso. Paradossalmente le radici sono esattamente le stesse, il problema è in che modo si vedono e quali conclusioni si traggono dalle stesse identiche fonti, assolutamente dalle stesse identiche fonti. Non è detto che, tanto per essere chiari, non è detto che i sionisti religiosi e gli antisionisti religiosi usino fonti diverse,
usano in molti casi le stesse, qualche volta sì, che è una famosa machloket, rambam, però in realtà non è detto che uno usi l'altra, uno usi una cosa e uno usi l'altra. La machloket rambam, secondo alcuni esistono una machloket, poi una machloket vuol dire discussione, scusate. Rambam, se si sia una mitzvah oggi di risiedere in Eretz Israel. Secondo Rambam c'è una mitzvah di risiedere in Eretz Rambam, Rabbi Moshe ben Nachman c'è una mitzvah di risiedere in Eretz Israel. Secondo Rambam non si sa, nel senso che non la mette. Rambam non mette la mitzvah di risiedere in Eretz Israel, nel senso che la mitzvah nel suo elenco delle mitzvah. Dove ci sono interpretazioni diverse di questa faccenda qui, ok? Ci possono essere interpretazioni diverse, quindi se esiste o meno la mitzvah di risiedere in Eretz Israel. Ora, vi potrà stupire. Molti antisionisti la pensano come Rambam e pensano che ci sia una mitzvah di risiedere in Eretz Israel, ok? Anche non la pensano come Rambam, la pensano come Rambam e pensano che la mitzvah ci sia, okay? Quindi non niente è scontato in questa faccenda qui, quando si parla di ebraismo niente è scontato, quando si parla di Allah niente è scontato, le cose molto spesso si intrecciano e bisogna tentare di districarsi in una faccenda molto complessa. La faccenda molto complessa in realtà non è il movimento sionista, la faccenda molto complessa non è l'Ottocento, la faccenda molto complessa è molto lontano. La faccenda molto complessa è il rapporto con Eretz Israel, non il rapporto con la Medina di Israel, ma il rapporto con Eretz Israel. Allora, ogni discorso di Yonatan Moti, io ho tentato di non farlo, però in genere comincia: gli ebrei hanno detto per millenni Eshema, Abba, Yerushalayim, a conclusione del Seder di Pesach, l'anno prossimo è Yerushalayim. E quindi hanno vissuto sperando, anelando al ritorno a Sion. Attenzione, questa cosa è assolutamente vera, ma non c'è bisogno di scomodare la Gada di Pesach, la Shana Babi Roshana, la Gada di Pesach. Lo diciamo 3 volte al giorno nella Midà, altro che la Gada di Pesach, ben altro che la Gada di Pesach. 3 volte al giorno, a volte 4, ok, a volte 5, va bene? Tipo 5 volte. Vabbè, quindi non c'è bisogno di scomodare niente, è pashut, è assolutamente ovvio quello che stiamo dicendo, stiamo parlando di un'ovvietà, stiamo parlando di una assoluta ovvietà. Il rapporto con Israele è strettissimo nella tradizione ebraica, è importantissimo, è fondamentale, e questo non è in discussione per nessuno, vorrei che fosse chiaro, non esiste nessuno all'interno della tradizione ebraica religiosa ortodossa che ha messo in dubbio questo rapporto con Eretz Israel, nessuno lo mette in discussione, è fuori discussione. Il Talmud, Masechet Ketubot, dice che chi abita in Eretz Israel è come se avesse Dio e chi abita fuori di Eretz Israel è come se non avesse Dio. Ok, non è esattamente una frasetta leggera, va bene? E ce ne sono altre, va bene? È fuori discussione. Bene, per capire però dove nasce il problema, dobbiamo capire quali sono gli elementi di questo rapporto. Perché bisogna tornare in Eretz Israel? Perché è così importante tornare in Eretz Israel secondo la tradizione greca? Allora, ci sono 3 elementi, e su tutti e 3 gli elementi ci possono essere dei problemi. Primo elemento. Il primo elemento sono le mitzvot. L'ebraismo, le mitzvot sono fondamentali, ovviamente. Perché bisogna tornare in Eretz Israel? Per un motivo molto semplice, che noi non osserviamo tutte le mitzvot. Noi, fuori da Eretz Israel, non possiamo osservare tutte le mitzvot. Ci sono le cosiddette mitzvot ateluyot ba'aretz, mitzvot che dipendono dalla terra, che ha 2 significati, dipendono dalla terra. Dipendono dalla terra di Israele, dipendono dalla terra nel senso di terreno, okay? Che sono legate al terreno, che sono legate alla terra, all'agricoltura. Suolo. Al suolo. Ora, se
Se non si torna nel Netzscar, queste mitzvot non sono osservabili. Molto semplicemente è impossibile osservarle. C'è un famoso Midrash che si pone la domanda del perché Moshe prega tanto per entrare in Eretz Israel. Ricordate, centinaia di tefillot, parashat di Vayetchanan, in cui Moshe prega di entrare in Eretz Israel. La domanda retorica che si pone in Midrash, non perché aveva bisogno di mangiare i suoi frutti o di sentire la sua aria, eccetera, eccetera. Risposta: no, ma voleva applicare le mitzvot a Teluyot Ba, le mitzvot che dipendono da esso. Si torna in Eretz Israel per poter applicare integralmente la Torah. Fuori da Eretz Israel l'applicazione della Torah non è integrale, è solo parziale. Questa cosa viene portata da alcuni alle conseguenze estreme. Le conseguenze estreme sono, per esempio, questa è per esempio di Rambam, Rabbi Moshe ben Nachman, secondo cui non solo esistono mitzvot a Teluyot Ba'aretz, non solo esistono mitzvot che dipendono dalla terra, ma tutte le mitzvot dipendono dalla terra. In realtà tutte le mitzvot sono date per essere osservate in Eretz Israel. E l'unico motivo per cui noi le osserviamo fuori da Eretz Israel è perché non siano nuove per noi quando torneremo in Eretz Israel. Questa è l'opinione di Rambam. Questa non è l'opinione generale, però esiste un'opinione del genere. Pensate che l'opinione estrema è, in realtà le mitzvot sono, la Torah è Torah Eretz Israel, tutta la Torah è Torah Eretz Israel, e quindi le mitzvot sono da osservare in Eretz Israel. Attenzione, siamo davanti non all'opinione generale, all'opinione estrema. Ora, questo è un motivo fondamentale per andare in Eretz Israel. Noi parliamo, stamattina che ho fatto una lezione a scuola sul sionismo, chiedendo, facendo la domanda retorica, un po' così, un po' trabocchetto, su qual è la prima aliyah. Ora, qual è la prima aliyah? Una bella domanda, perché nessuno sa qual è la prima aliyah. La prima aliyah l'ho fatta perché loro questa cosa l'avevano fatta in ebraico. Chiaramente, prima l'aliyah nel 1882, l'aliyah dopo i pogrom russi, questa è la prima aliyah classicamente, questa è la prima aliyah. In realtà di aliyot ce ne sono state prima, okay? Ce ne sono state prima nell'Ottocento, ma sono state prima anche secoli prima. Nel 1211 c'è un'aliyah di 300 persone, che non sono poche, perché non è che la prima aliyah famosa ne abbia molti di più, di 300 persone dalla Francia, e sono aliyah degli allievi del Tosafot, degli allievi di coloro che hanno scritto il commento al secondo commento al Talmud, quello accanto a Rashi. Gli allievi del Tosafot, una parte dei tosafisti fanno l'aliyah in Eretz Israel, e l'aliyah entro certi limiti di massa, per l'epoca sicuramente di massa. Siamo 300 persone che vanno in Eretz Israel. Perché ci vanno? Probabilmente per questo motivo, semplicemente per questo motivo. Si deve osservare le mitzvot, si devono osservare le mitzvot di Eretz. Questo è un primo elemento. Poi vedremo l'altra faccia della medaglia in questa faccenda. Secondo elemento, la Kedushat Haaretz, la santità della terra. Ora volevo leggervi un brano sulla santità della terra, che secondo me è impressionante. È un brano di un personaggio che conoscete anche se non sapete riconoscere. Shlomo Alevi Alkabes. Faccio le domande a trabocchetto, sapete chi è? No. Lo sapete chi è? Lo sapete chi è? L'autore di Le Chadodim. Okay. Va bene? Shlomo Alevi Alkabes, che non è soltanto l'autore di Le Chadodim, ma è un grande cabalista, un grandissimo personaggio, un personaggio di altissimo livello, siamo al gruppo di Sfat, scrive a un altro piccolissimo personaggio, Rabbi Yosef Caro, e gli scrive questa cosa qui. Gli dice: molti pensano che la grandezza di Eretz Israel dipenda dal fatto che il popolo ebraico sia in Eretz Israel
e osservi in essa la Torah e le mitzvot. Vezeh ta'ut beyadam. E questo è un errore. Avalda kishlemut eretz Israel i be'atzmuta mamash. Cioè, sappi che la completezza, l'integrità, l'importanza, non so come si può essere molto in realtà, di Eretz Israel è nella sua essenza. Chi i aeta anekuda areshona babria, perché è il primo punto della creazione, è l'inizio della creazione, è il punto da cui inizia la creazione. Vehena yoshvimba, e così coloro che abitano in essa risiedono in una aria pura, giorno e notte, e sono circondati giorno e notte da cose sacre. Eretz Israel è sacra nella sua essenza, questo è quello che dice Shlomo Alevi Alkabes. Ora, non tutti sono d'accordo con questa idea. C'è chi dice la sacralità di Eretz Israel dipende dalla Kedushah che ci mettiamo noi, dalla Kedushah che ci mette Am Israel quando osserva le mitzvot in Eretz Israel, quando abita in Eretz Israel, osserva le mitzvot in Israel. Esiste certamente questa idea, ma esiste anche l'idea della Kedushah Be'etzem, cioè che della Kedushah essenziale di Eretz Israel. Esiste l'idea che Israele è una Kedushah propria, e che non siamo noi che influenziamo, attenzione, non siamo noi che influenziamo la Kedushah di Israel, ma la Kedushah di Israel che influenza noi. Che cos'è Israel? È la terra della Nevuah, la terra della profezia. Il libro di Yonah che leggiamo, Minchà di Kippur, è un libro in cui Yonah, ricevuto una profezia da Dio, scappa. La domanda ovviamente sul libro di Yonah è come si fa a scappare da Dio. E la risposta che dà il Midrash è che Yonah scappa dalla terra della profezia, scappa non scappa da Dio, scappa dalla profezia, perché la profezia si può essere solo in Eretz Israel. Ora, a parte l'interpretazione del Midrash, si possono dire un sacco di cose, ma la Nevuah è solo in Eretz Israel. Sì, okay. Ci sono varie, c'è una interpretazione anche della Kuzari secondo l'interpretazione anche della Kuzari di quel Midrash è che la Nevuah può essere o per Eretz Israel o in Eretz Israel, ma non può esserci una Nevuah che non abbia legame con Eretz Israel. Non esiste Nevuah senza legame con Eretz Israel. È la terra della Ashgaham, è la terra della provvidenza. Certo, la provvidenza divina c'è dappertutto, ma la provvidenza divina c'è soprattutto in Eretz Israel, è la terra verso cui gli occhi di Dio sono puntati. È la terra in cui si diventa Chachamim, che cioè, dico la via di Eretz Israel Machkim, l'aria di Eretz Israel fa diventare saggi, fa diventare Chachamim. Allora, l'idea è quella della Kedushah estrema di Eretz Israel. Anche qui, l'altra faccia della medaglia la vedremo dopo. C'è un terzo elemento, che è forse quello più vicino alla nascita del sionismo, ed è l'elemento politico-statale della creazione di uno Stato in Eretz Israel. È un elemento nuovo, inventato alla fine dell'Ottocento. È un illustre precedente in realtà questo elemento. L'illustre precedente è il Chod Melachim, capitolo 11 di Rambam, quando si parla del Mashiach. Quando si parla del Mashiach, Rambam, quando parla del Mashiach, dice la seguente cosa. Il Mashiach ha chiamato troppo forte. La terra della profezia.
Ma ci sono i danni, Sandra? Ce l'hanno con le tue piante. Va bene. Allora, quando non abbiamo parlato di Mashiach, dice questo, dice che a un certo punto sorgerà un re della dinastia di David che libererà il popolo ebraico dal Ol Malchuyot, dal dominio dei regni, cioè dal dominio straniero, riporterà il popolo ebraico in Eretz Israele e costruirà, riporterà il popolo di Israele, riporterà il Mitzvot, costruirà il Beit HaMikdash, c'è tante cose. Comunque, compito del Mashiach è riportare il popolo ebraico in Eretz Israele, compito del Mashiach è ricostruire uno Stato sostanzialmente, è ricostruire un regno. Il compito del Mashiach è un compito nazionale, è un compito politico e nazionale. Rambam sottolinea che Melech HaMashiach, Rambam mette le regole sul Mashiach in Ilchot Melachim, nelle regole sui re, nella Lachot sui re. Quindi esiste l'altro, esiste anche questo elemento. L'elemento di una ricostruzione nazionale. Il Mashiach sarà colui che porterà una ricostruzione nazionale. Detto fra parentesi, questo aiuta a capire un illustre errore, illustre perché è commesso da un personaggio molto illustre, che è Rabbi Akiva. Rabbi Akiva pensa che Bar Kokhba sia il Mashiach, capo della rivolta contro i romani, pensa che sia il Mashiach. Perché lo pensa? Allora, ci sono chiaramente una serie di interpretazioni, non entreremo in questo, però sicuramente un elemento che fa di Bar Kokhba un potenziale Mashiach è che è un liberatore nazionale e che creerà uno Stato ebraico, che creerà uno Stato, una nazione ebraica, ricrea una nazione ebraica. Questo è l'elemento, quindi questo elemento è un elemento assolutamente esistente nella tradizione ebraica. Bene, questi sono i tre elementi. Vediamo l'altra faccia della medaglia di questi tre elementi. Cominciamo dalle mitzvot, che teoricamente dovrebbe essere l'elemento più inattaccabile in assoluto. Non c'è modo, teoricamente non ci sarebbe modo di attaccare una cosa del genere. Si deve tornare in Eretz Israel per poter osservare le mitzvot. Se non si torna in Eretz Israel non si possono osservare integralmente le mitzvot. Dovrebbe essere un elemento assolutamente inattaccabile. Eppure, anche questo elemento è stato messo in discussione. Viene messo in discussione da un Tosafot che si trova in questa pagina del Talmud, in cui un certo Rabbi Chaim Cohen fa un discorso del genere. Gli ebrei in Eretz Israel dovrebbero osservare tutte le mitzvot. Dovrebbe essere sotto il Yot Baret, dovrebbe osservare tutto questo. Teoricamente, osservare tutte le mitzvot dovrebbe essere l'aspirazione di tutti. Osservarne il più possibile dovrebbe essere l'aspirazione di tutti. Rabbi Frenkel dice: sì, ma questo andava bene per gli ebrei dell'epoca. Noi non abbiamo più la forza di osservare tutto. Rischiamo di non riuscire a farlo. E se non riusciamo a farlo, questo porterà a una profanazione. Se noi, finché siamo in Galut e non abbiamo l'obbligo di osservare le mitzvot, è un conto. Andiamo in Eretz Israele e abbiamo l'obbligo di osservare le mitzvot e non le osserviamo perché non ce la facciamo,
questa è una profanazione. Allora, questo discorso qui è un discorso di una pericolosità allucinante, allucinante, allucinante. Un grande maestro del ebraismo italiano, riportando questo Tosafotto, Joseph Tellinger, il Maharit, riportando questo Tosafotto, dice che secondo lui non l'hanno detto. Non possono aver detto una cosa del genere. Non possono dire una cosa del genere, non si può dire una cosa del genere. Non è possibile che sia stata detta una cosa del genere. Attenzione, discorso estremamente pericoloso, perché significa, provate ad applicarlo al Kemizot, vedete che un discorso del genere è una bella porta aperta anche alla riforma, una cosa del genere. Ok, non ce la facciamo. Allora ce la facciamo, adesso non ce la facciamo. Adesso siamo troppo deboli per usare le mitzvot. Non ce la facciamo e quindi è meglio il galut. Perché è meglio il galut? Perché nel galut non abbiamo l'obbligo e a questo punto possiamo essere completi in quello che abbiamo. Bene, questa idea viene normalmente respinta, attenzione, questa idea viene normalmente respinta da molti Chachamim, però questa idea poi è stata anche ripresa. È stata anche ripresa per giustificare cosa? Giustificare il fatto che non ci si vada. Cioè, teniamo conto di una cosa. C'è una cosa divertentissima nel Sefer HaKuzari. Nel Sefer HaKuzari, allora, Rabbi Yehuda HaLevi è uno insospettabile dal punto di vista sionista, sto giocando sulla parola sionista, lui scrive i Shirei Zion, scrive i canti, le poesie a Zion, che sono bellissime, sono straordinarie, l'amore per Israele che viene dalle poesie di Rabbi HaLevi, una delle cose più belle in assoluto di tutta la letteratura ebraica di tutti i tempi. Insomma, di una bellezza straordinaria, alcune sono poi diventate canzoni, va bene. Zion Alotishali e Shloma Sirayich, perché abbiamo cantato tutti al Bene Akiva, una poesia di Rudali, che vuol dire Zion, non chiedi come stanno i tuoi prigionieri. I prigionieri di Zion, che poi è stata usata come la metafora dei prigionieri di Zion è stata usata poi per gli ebrei russi. Ok. Allora, nel Sefer HaKuzari, il Sefer HaKuzari funziona in questo modo, è un re, questo re dei Kuzarim, che il Sefer HaKuzari si basa su un fatto storico, il fatto storico che la conversione di questo regno dei Casari, dei Kuzarim, all'ebraismo avvenuto, settimo secolo. Ora, questo re, secondo quello che racconta Kuzari, raduna tre saggi, vuol convertirsi in una regione monoteistica, raduna tre saggi, un ebreo, un cristiano e un musulmano, e pone una serie di domande. A un certo punto il Kuzari pone la domanda sulla sua Eretz Israel e chiede al Haver, che poi ovviamente Yehuda HaLevi, qual è se è così importante Eretz Israel, e lui elenca tutte le cose che in parte ho detto io, ce ne sono moltissime altre, tutta questa pagina di Ketubot che è fondamentale da questo punto di vista. Sapete che Ketubot dice anche alcune cose molto pesanti da un punto di vista pratico, dice che non si può lasciare Eretz Israel, dice che se il marito vuole andare in Eretz Israel, la moglie vuole andare, la può costringere ad andare, al contrario, tutte queste cose piuttosto pesanti, in questo un obbligo molto forte. Insomma, elenca tutte queste cose, a un certo punto il Kuzari gli chiede più o meno, e allora perché sei qui? Questa è la domanda del Kuzari, perché che ci stai a fare? E da lui risponde, beh, tu hai trovato il mio peccato, hai trovato il mio peccato. Più avanti nel Kuzari, a un certo punto il Kuzari si converte
Dopo la conversione, Eudalli, chi vuole andare a iniziare, Eudalli Vici proverà ad andare, sono due versioni su questa Alia di Eudalli viene Res Israel, secondo una versione ci arriva e viene ucciso da un cavaliere arabo al Kotel, secondo in realtà probabilmente non c'è mai arrivato ed è morto in Egitto prima di arrivare a Res Israel, insomma. A un certo punto lui tenta di convincere Eudalli Vici a non andarci. Dopo che è diventato ebreo, tenta di convincere Eudalli Vici a non andarci. Uno studioso, non ricordo come si chiama, dice che quando era goy diceva che l'essere era fondamentale. Quando diventa ebreo comincia a avere dei dubbi, comincia a tirare fuori i problemi che tirano fuori gli ebrei su questa faccenda. Ora, questa cosa viene sostenuta, questa idea viene sostenuta. Attenzione, davanti a cosa siamo? L'idea, attenzione, che viene sostenuta è più o meno questa. Noi riusciamo a sopportare spiritualmente il galutto e resistere troppo. Eretz Israele è troppo, per adesso è troppo. Quando è che potrà essere sopportata Eretz Israele? Quando arriverà il Mashiach. Questo è quello che dice Rabbi Jonathan Ipshitz. Dice adesso lo Yetzer Hara è troppo forte, quando arriverà il Mashiach lo Yetzer Hara sarà combattuto e sarà sconfitto, e a quel punto potremo osservare tutto. Per adesso invece non ce la facciamo. Grazie. Questo per quanto riguarda l'aspetto del Mitzvot. Secondo aspetto, Kedushat Haaretz. Santità della terra. Attenzione, va al di là della Mitzvot. Insomma, è come se ti dicessi, vai nel luogo della sacralità, vai nel luogo del sacro, vai, entri nel sacro, fino a che sei fuori da Eretz Israel, tutto questo non ci sei. Non sei nel luogo del sacro. Forse questa è la spiegazione di quello che dice il Talmud, chi sta fuori da Israele è come se non avesse Dio, perché la presenza di Dio che c'è in Israele non c'è da nessun'altra parte. Questa è l'idea. E allora perché non andarci? Bene, la risposta la troviamo in uno scritto del Maharal Mirotenburg. Attenzione, il Maharal Mirotenburg è un grandissimo, stiamo nel XIII secolo, alla fine del XIII secolo. Il Maharal Mirotenburg è uno che alla fine della sua vita tenta di fare l'Aliyah. Siamo, ripeto, alla fine del XIII secolo, non siamo esattamente in un momento molto facile per fare l'Aliyah. Tenta di fare l'Aliyah, tenterà di andarci, non 13, ci riusciamo già in Italia. Il Maharal Mirotenburg verrà tirato in maniera atroce. Non ce la farà, ma tenterà in tutti i modi di farla. Non solo, molti suoi allievi fanno l'Aliyah, vanno in Eretz Israel. Eppure il Maharal di Rottenburg ha un allievo che vuole andare in Eretz Israel, fa il seguente discorso, viene riportato, l'abbiamo prescritto. Sappi che tu entri nel Paltin Shel Melech. Sappi che andando in Eretz Israel stai entrando nel palazzo del re. E non è paragonabile uno che offende il re fuori dal palazzo a uno che offende il re dentro il palazzo. Questo è il problema. Tu entri in Paltin Shel Melech, renditi conto che entri in una Kedushah straordinaria, ma proprio perché è una Kedushah straordinaria, devi aver paura. Della Kedushah straordinaria è da una parte una grandissima sfida, una grandissima occasione, dall'altra c'è la Haradata Kodesh, dall'altra c'è il timore del Kodesh, c'è troppa Kedushah, c'è una Kedushah che rischia di non poter reggere. C'è una Kedushah che va al di là, che rischia di andare al di là delle mie forze. Sei nel Paltin Shel Melech,
ci devi andare, sappi che andare in Eretz-Israel significa non comportarsi bene, comportarsi 100.000 volte meglio di come ti comporti. Sappi che devi fare di più, sappi che devi raggiungere un livello molto più alto in Eretz-Israel, perché il livello che va bene qui non va bene in Eretz-Israel. Esiste anche l'altra faccia della medaglia, Eretz-Israel aiuta a raggiungere il livello. Sia ben chiaro, esiste anche l'altra faccia della medaglia in questa faccenda qui. Eretz-Israel ti può aiutare a fare il salto di qualità spirituale, ma devi metterti nell'ottica di fare il salto di qualità spirituale. Non puoi metterti nell'ottica di essere come sei adesso. Devi metterti nell'ottica che sei nel Paltin Shel Melech. Ma l'Otto arriva a dire una cosa pazzesca, arriva a citare un verso della Torah che dice che Eretz Israel è Eretz Ochelet Yoshvean. Ora, perché dico che è pazzesco che lo citi? È pazzesco che lo citi perché questo verso lo dicono i Meraglim, lo dicono gli esploratori. Gli esploratori dicono Eretz Israel è una terra che divora i suoi abitanti. Ok? Questo è quello che dicono gli esploratori. Quando dice Maram, dice, esploratori, certo che avevano tolto di una cosa del genere. Però è anche vera. È anche vera perché è una terra che non sopporta il male. È una terra che vomita il male, che vomita il malvagio. Attenzione, questo non lo dicono gli esploratori. Questo lo diceva, ok? Quindi attenzione, vai in una terra pericolosa. Attenzione, il Maharam dice all'allievo di andarci. Non gli dice di non andarci. Dopo aver fatto questo discorso terrorizzante, gli dice di andarci. Ok? Però gli dice, attenzione, sei davanti a questo, renditi conto di essere davanti a questo. C'è anche chi ha detto di non andarci. E chi ha detto di non andarci è anche di nuovo uno non sospettabile di poco amore per Israel. Parliamo di un'altra aliyah. Sempre la domanda che ho fatto stamattina, c'è un'altra aliyah nell'Ottocento, questa volta, ed è l'aliyah degli allievi del Gaon di Vilna. L'allievo del Gaon di Vilna è la prima aliyah moderna, non è l'aliyah della Russia, ma è l'aliyah degli allievi del Gaon, che non sono solo allievi del Gaon, in realtà sono vari, ok? Allora, l'allievo per eccellenza del Gaon è Rabbi Chaim di Volozhin. E viene raccontata questa storia di Rabbi Chaim di Volozhin. La racconta un suo allievo. Un suo allievo che si presentò da lui, un diario di un suo allievo, che si presenta da lui e gli chiede se gli dice che vuole andare in Eretz Israel. Chaim di Volozhin gli dice, parla di un altro allievo che era andato, un altro allievo che su consiglio, su col sostegno di Rabbi Chaim di Volozhin era andato, e lui gli dice sì, lui è andato, ha fatto benissimo andarci, ma lui è una neshama senza gufo, è un'anima senza corpo, noi non ce la facciamo, noi abbiamo un corpo, noi non siamo anima e corpo, non ce la facciamo, c'è una kedusha troppo grande, non ce la facciamo a sopportare quella kedusha, non ce la facciamo a resistere alla kedusha di Eretz Israel. Quindi non per tutti, attenzione, questa è l'idea del Rebbe Chaim Volozhin, andateci, ma non tutti sono adatti, non chiunque è adatto. Ci sono persone adatte e le persone adatte le incoraggia ad andare e lui le ha mandato i suoi allievi, lui stesso ha mandato i suoi allievi, ma altri no, altri non hanno la preparazione per andarci, non sono abbastanza credo scim per andarci. Il Baal Shem Tov non ci è arrivato, non ha potuto andare neanche lui, era il Baal Shem Tov. No, ci sono vari che non ci sono andati per vari motivi in realtà, che non ci sono arrivati. Ci sono altri che ci hanno provato, non ci sono arrivati. Anche Rabbi Nachman Breslav ci prova, non ci arriva, muore prima.
altri sono morti prima, altri sono arrivati, cioè sono gli altri rami che sono andati, vorrei che fosse chiaro, vorrei che fosse chiaro che sono anche gli altri rami italiani che sono andati in Israele in momenti anche molto difficili, abbiamo gli altri Bertinoro, lo chiamiamo rami italiani, in buona parte della sua vita è vissuto in Israele, Rambam vive in Israele e ci arriva in momenti difficilissimi, eppure ci va, eppure ci... Sto tentando di vedere i due aspetti della questione. Arriviamo alla questione invece Stato, la questione della creazione dello Stato. Allora, la questione dello Stato è quella più moderna, ok? Perché? Perché in realtà il problema del creare un'entità statale prima non si poneva sostanzialmente, c'è stato l'unico che ci ha provato in qualche modo è stato José Nassi, Mendes, la famiglia famosa, dei super ricchi turchi, eccetera, eccetera. Lui ci ha provato a creare uno Stato, non riuscì, lui aveva la possibilità di farlo, tra l'altro, soltanto l'idea della possibilità di farlo, non ci riuscì per un motivo molto semplice, le brie non ci andarono. Questo è il motivo per cui non riuscì a creare. Sono antisionisti. Allora, anzi, facciamo quella via. Va bene. Fate la liata. Allora, per quanto riguarda la creazione dello Stato, ci sono vari problemi. Lì, sorti modernamente, ma in realtà anche questi hanno radici antiche. Allora, qual è la radice antica? Ce ne sono varie di radici antiche, comunque la radice antica fondamentale sono i cosiddetti tre giuramenti. Tre giuramenti che noi troviamo in pagina 111 di Maseret Ketubot, tre giuramenti che sono l'interpretazione che dà il Talmud di un verso dello Shir HaShirim, il Cantico dei Cantici, che viene ripetuto tre volte nel Cantico dei Cantici. Il verso è più o meno questo: Mishpat Yadchem Benot Yerushalayim Im Tayiru Ve'im Teoreru Et Ahava Ad Shetech Patz. Vi ho fatto giurare, figli di Gerusalemme, se risveglierete l'amore prima che sia desiderato. Ci ho dimenticato di dire una cosa che è straordinaria, però non mi ricordate, me l'avevo tipo dopo, riguardo quello che mi ha detto prima, non me ne sono più dimenticato. Ne sono male di cose che si possono dire, essere ben chiaro. Però volevo arrivare anche ai tre giuramenti. Ok, c'è un giuramento. Allora, che cosa dice il verso? In realtà i tre giuramenti sono un'interpretazione del verso. Cosa dicono i versi? I versi dicono che ci sono dei giuramenti, che c'è un giuramento. Qual è il giuramento? Di non risvegliare l'amore prima che sia desiderato, cioè prima del tempo. Cioè di anticipare i tempi. Questo è il giuramento. In realtà questo è quello che dice il verso. Questo è quello che dice il verso della Shir HaShirim, anche senza interpretazione. Il verso dice di non fare qualcosa prima che sia arrivato il momento giusto per farlo. Questo è il prima che l'amore sia desiderato non può essere risvegliato. Come interpretano questi versi? In realtà ce ne sono due di interpretazione. Prima interpretazione. Rabbi Yosef e Rabbi Chaina, a Kadosh Baruch Hu, Dio ha fatto giurare gli ebrei, uno, che non saliranno in Eretz Israel Bechoma con un muro,
Un muro. Ci sono due versioni di questo passo del Talmud. In una versione c'è scritto Behoma, come un muro, in un'altra versione c'è scritto Kehoma, come un muro. La seconda è Shelo Imredu Beumot Olam, che non si ribellino alle nazioni del mondo, e il terzo è che le nazioni del mondo non asservano gli ebrei yotemidai, troppo. Cosa vuol dire troppo? Non lo so. Ok. Vi leggo anche la continuazione del Talmud. La seconda interpretazione è quella che dà Rabbi Levi, che dice che sono sei giuramenti. E i sei giuramenti sono i tre che abbiamo detto prima, in più sono, scusate, non riesco a vedere così bene, Shelo Yegalu et Hakets, che non rivelino la fine, Shelo Idcheku et Hakets, che non spingano la fine, Vesholo Yegalu Asod Leodeko Havim, che non rivelino il segreto agli idolatri. Questi sarebbero gli altri tre giuramenti. Qual è la sostanza dei giuramenti? Allora, di questi giuramenti si ricorda soprattutto il primo che sarebbe lo Yalum Behoma, che non salgono le mura o sulle mura. Come viene interpretato? In realtà il primo viene legato al secondo, che è quello di non ribellarsi alle nazioni del mondo. Cioè, quell'interpretazione di questo giuramento, che non ci sia un'azione violenta, che non ci sia un'azione violenta di ritorno in Eretz Israel, che non si salga in maniera violenta, non si salga superando le mura, abbattendo le mura. Questo sarebbe il giuramento. Gli altri giuramenti, quelli che dice Rabbi Levi, in realtà sono anche questi simili, anche lì il concetto espresso è lo stesso. L'idhok et hakets, spingere la fine, fare in modo di anticipare i tempi della fine. Questo è il problema. Il Rashi, commentando questo passo, dice che una delle cose che non si può fare è pregare troppo per la venuta del Mashiach. Okay. Questo è il Rashi. Anche questo è spingere la fine. Va bene? We don't want Mashiach. Okay. Allora, qui entriamo in un problema in vari problemi grossi sono: uno, se la Geula è un'azione umana o un'azione divina, cioè se l'uomo può intervenire per spingere la Geula. Questo è il problema. Se l'uomo può intervenire o non può intervenire. Se nel processo di Geulà, se nel processo di redenzione c'è un intervento umano o non c'è un intervento umano. Ma questa cosa non è così semplice, non è così scontata, non è affatto scontata. Ci sono cose importanti che hanno sostenuto l'intervento umano. Tanto per cominciare, sicuramente c'è un intervento umano. Sicuramente la Geulah richiede un intervento umano. Richiede una partecipazione dell'uomo.
Questo è quello che dicono i Chachamim sulla differenza fra la Geulat Mitzrayim e la Geula finale. La Geulat Mitzrayim è totalmente per intervento divino, mentre la Geulat finale prevede l'intervento umano. Ok? Non so. La Geulat di Giuseppe sarebbe quella in principio, non è la fine. E la Geulat di Davide. Non sto parlando della Mashiach ben Yosef, sto parlando. Sto dicendo che la Geulat in Egitto è una Geulah in cui c'è un intervento di Dio, punto e basta, è Dio che porta la liberazione, è Dio che porta tutto, è Dio che interviene tutto, è Dio che spinge tutto, è Dio che fa tutto. Nella Geulah finale c'è un intervento dell'uomo, su questo non c'è discussione, l'intervento dell'uomo c'è, l'uomo deve in qualche modo portare la Geulah, il problema è come la porti, il problema anche la mamma dice che l'uomo deve portare la Geulah. Faccia osservi tu la mitzvot e poi te la vedi là, ok? Questo è il modo di poter dire, va bene? Ora, ci sono, comunque, allora, questo passo del Talmud è la base, una delle basi fondamentali dell'opposizione alla creazione di uno Stato. Lo Stato sarebbe l'Aulat Bechomah, lo Stato sarebbe superare le mura. Okay. La posizione è proprio all'Aulat Bechomah. Vi dico due cose però, c'è chi si è opposto allo Stato, pure non considerando validi i giuramenti, perché dico in che modo si possono non considerare validi i giuramenti, e c'è chi non si è opposto considerando i validi. Le cose sono tutte complicate, come facendo. Allora, vi dico, riporto l'opinione contraria. C'è chi dice che i giuramenti non sono validi. Perché i giuramenti non sono validi? Una spiegazione che ho sentita da Rav Steinberger, è questa. Prendiamo i tre giuramenti. I tre giuramenti sono due del popolo ebraico e uno delle nazioni del mondo. Le nazioni del mondo quel giuramento non lo hanno rispettato. I tre giuramenti sono legati l'uno all'altro, cadendo uno cadono anche gli altri. Questa è la spiegazione che ho sentito. Ma c'è un'altra ispirazione, tra l'altro molto più storica, devo dire. Ed è una cosa che dice uno dei grandi del Novecento, che è Rabbi Simcha HaKohen Mivinsk, il Meshech Chochmah. Lo dice nel 1922. Nel 1922 si riunisce a Sanremo una conferenza della Società delle Nazioni. In questa conferenza della Società delle Nazioni, la dichiarazione Balfour, che è semplicemente una dichiarazione del ministro degli esteri inglese, viene trasformata in trattato internazionale. Che sarà molto importante perché l'Inghilterra, come sapete, alla fine degli anni 30 praticamente fa marcia indietro dalla dichiarazione Balfour. Non lo potrà fare perché in realtà è diventata trattato internazionale. Rabbi Simcha HaKohen Mivinsk, quando sente la conferenza di Sanremo, non so neanche come l'ha sentito la conferenza di Sanremo, dice è un grande momento perché è caduta la forza dei giuramenti. Perché? Perché non andiamo per Bechomah, perché non ci andiamo con la forza, ma ci andiamo per diritto. Ok? Viene riconosciuto un diritto e quindi non c'è una salita con la forza. Questo è quello che dice il Rav Simcha HaKohen Mivinsk. Ovviamente c'è chi pensa che invece
si è saliti con la forza, e quindi, visto che si è saliti con la forza, a questo punto si sarebbero trasgrediti i giuramenti. Io volevo concludere con una cosa che cita il libro che avete qui davanti, è un libro di un personaggio notevole, che è un professore universitario israeliano, religioso, si chiama Aviezer Ravitsky. Aviezer Ravitsky è stato Pras Israel a suo tempo, attualmente non credo che ha avuto un ictus qualche anno fa, però veramente è notevole Ravitsky su molte cose. C'è un altro testo in italiano? Sì. Volevo portarvi una cosa che riguarda, ritorniamo alla Kedushah di Eretz Israel, e volevo dirvi due cose sulla Kedushah di Eretz Israel. C'è un altro grande maestro dell'Ottocento noi normalmente diciamo che l'ebraismo haredi sia tutto opposto al sionismo, in realtà le cose sono un po' più complicate, non so. Uno come il Hatan Sofer non si è opposto, dopodiché si è opposto uno forse insospettabile, per considerato uno molto moderno, come Shimshon Raphael Hirsch, che si oppone in maniera molto violenta, considera un suo allievo che vuole andare in Eretz Israel, dice: quella che tu consideri una mitzvah molto grande, io la considero una vera non piccola. Questo è Hirsch, cioè, stiamo parlando di un personaggio che normalmente viene considerato l'ortodossia moderna, eccetera, eccetera. Le cose sono più complicate, come tutto, sono complicate. Una chiesa siamo. Ok. Bene, volevo portarvi però a proposito. Allora, qual è il problema? Allora, Hatan Sofer dice: qual è il problema di Eretz Israel? Il problema è che c'è troppa Kedushah. Perché nella sostanza il problema è che la Kedushah. E quindi andare in Eretz Israel, lui mette insieme la storia per esempio delle mitzvot, la prende sul serio questa cosa delle mitzvot, cioè insomma il rischio è che ci siano mitzvot da osservare in Eretz Israel che adesso non osserviamo più, dovrebbe essere il motivo per andarci. Harik Kohen dice no, il motivo per non andarci perché ci assumiamo una responsabilità troppo grande, e la responsabilità che esiste. Hatan Sofer dice sì, però secondo un'opinione, potrebbe essere questa halakha, quelle mitzvot non sono valide oggi. Oggi quelle mitzvot non sono valide. E visto che quelle mitzvot non sono valide, a questo punto, questa è una teshuva di halakha del Hatan Sofer, che riguarda il fatto se un marito può imporre alla moglie di andare in Eretz Israel, che è un problema laico classico, e la risposta è che non so qual è la conclusione a cui arriva, non c'è, però la domanda è se quelle mitzvot sono valide o non sono valide. La domanda in realtà parte dal fatto che la Kedushah sia ancora valida, cioè sostanzialmente la risposta di Hatan Sofer è questa: è più facile andare in Eretz Israel se io dico che Eretz Israel è meno sacra di quello che pensavo. Questa è la sostanza, il paradosso del Hatan Sofer è più facile invogliare la verso Eretz Israel se io dico che è meno Kedushah. Se io dico che è così Kedushah, a questo punto ho paura. A questo punto ci può essere la paura. Ma c'è anche un'altra cosa, ed è la cosa che più viene detta, ovviamente, ed è la cosa invece storica. Ok, non solo si va in Eretz Israel con, diciamo pure, con poca Kedushah, rischiando di far arrabbiare il re nel Palatinshelmela, far arrabbiare il re nel palazzo del re, ma non solo, il rischio è che in Kedushah ce ne sia molto poca. Ok? Bene, qui Ravitsky porta due fonti. Una fonte dice questo: da adesso
non è così difficile, non è così lontano capire la discesa di livello in Eretz Israel, in cui non si sente quasi alcuna lachluchit, come si può dire, alcuna ombra di kedushah, alcuna ombra di santità. Ve'almiba, ve'almaba, perché sono venuti e per chi è venuto e perché è venuto. E sembra quasi che sia finita, sia scomparsa la Kedushat Haaretz, la santità della terra. E siano caduti i primi giorni, siano caduti la Kedushat che c'era prima, insomma. Questa è la prima fonte. La seconda fonte, abbiamo visto già uomini che si sono rivolti con cuore integro alla terra di Israele e che sono venuti pieni di entusiasmo. Ed ecco, non sono passati molti giorni e queste persone hanno liberato il loro cuore dalla terra, non hanno più nessun legame con la terra, ed essi sono in essa freddi come il ghiaccio. Sono morti? No. No, senza essere morti. Sono freddi. Staccati la loro freddi, freddi, senza entusiasmo, eccetera. Allora, queste due fonti sono qualcosa di molto simile. Il piccolo problema è chi le dice. Allora, il primo è un allievo del Chatam Sofer, che fa l'alieno di Sisrael, e dice, è sparita qualunque Kedushah. Il secondo è Gordon. Gordon è uno dei leader dell'alia laica in Sisrael. Dicono la stessa cosa. Non solo dicono la stessa cosa, arrivano poi alla stessa conclusione. Partendo da idee completamente diverse, arrivano poi alla stessa conclusione. La conclusione della Levo del Chatam Sofer è quello che succede al contatto con Eretz Israel. Quello che succede è una discesa, però la discesa poi porterà una salita. Gordon dice qualcosa di simile, ovviamente, con un linguaggio diverso. Questo è il problema, questo è l'altro problema, questo è un problema molto pratico in realtà, perché io mi trovo davanti a un ideale e l'ideale non corrisponde. L'ideale non corrisponde, che sia l'ideale, ma l'ideale non corrisponde. Il problema è se l'ideale non corrisponde e a questo punto la reazione è disperata, o se l'ideale non corrisponde e a questo punto bisogna lavorare per realizzare l'ideale. La risposta di tutti questi due è questo. La risposta di altri, prendete atto che questa è la situazione, che questa è la non realizzazione dell'ideale. Mettetevi in testa che è questo. Zero. E la cosa che hai dimenticato? Sì. Quella del Chatam Sofer. Ah, sì. Okay. Cioè, io avevo capito che...